Buongiorno amici lontani e vicini, siamo al supermercato Degneri di Lipari per la prima edizione del premio Bartolo Munafò dedicato all'indimenticabile grande imprenditore dell'arcipelago delle Eolie. Con noi Livio Munafò, amministratore delegato dello stesso supermercato Degneri, poi Rodolfo Aiello e ancora Mimmo Parisi, vicepresidente dell'Interclub delle Eolie, e Peppino Natoli. Diciamo subito il perché di questo premio. Vuole premiare coloro che si sono distinti con una bella e lodevole azione nel corso del 2012. E allora il primo premio andrà a Rodolfo Aiello perché si è messo a disposizione per aiutare un abitante di Canneto che a Porticello viveva in una grotta. Poi gli altri due premi ex aequo all'associazione Interclub perché ha donato un defibrillatore alla Croce Rossa Italiana delle Eolie guidata dal dottor Giovanni Noto. L'altra lodevolissima azione è stata messa in atto invece da Peppino Natoli, che ha rinvenuto un portafoglio con non solo documenti ma anche pieno di soldi e lo ha immediatamente consegnato al legittimo proprietario. Allora, intanto dobbiamo ringraziare Livio Munafò perché ha accolto in pieno questa iniziativa del notiziario delle Eolie online e diventa anche l'occasione, Livio, per ricordare papà. Ecco, quali gli insegnamenti che ti ha lasciato così improvvisamente, visto insomma che si è trattato di un decesso prematuro, e soprattutto per portare avanti questa attività che sicuramente comporta un impegno non indifferente? Gli insegnamenti sono stati molti, in effetti soprattutto comunque l'onestà, aiutare la gente che comunque ha bisogno, essere sempre comunque rispettosi negli altri. Per quanto riguarda l'attività è un impegno molto, molto difficile, molto grande, però io ce la metterò tutta quanta per far andare avanti il lavoro che ha portato mio papà insieme agli altri miei zii. Fra l'altro in un periodo di grandissima difficoltà, perché anche le Eolie purtroppo stanno vivendo una crisi fortissima a livello economico. Infatti noi per cercare di aiutare e per cercare di andare avanti abbiamo utilizzato delle strategie come quella di inserire dei prodotti a marchio primo che hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. I volantini li teniamo tutta la settimana, non c'è più il distacco di 3 giorni senza volantino, e inoltre cerchiamo di non aumentare i prezzi al pubblico nonostante abbiamo comunque delle ripercussioni della sede centrale che ci fa aumentare i prezzi di acquisto, quindi noi cerchiamo di mantenere i prezzi come l'anno scorso, diciamo. Bene, e allora due paroline a questo punto a Rodolfo Aiello, che si è distinto, come dicevamo, per aver aiutato un abitante di Canneto, vero Rodolfo? Viveva in una grotta a Porticello. Sì, in una grotta, sì. E io l'ho saputo, l'ho detto se voleva venire in un appartamento, lui subito dice sì, sono felice, l'ho andato a prendere, l'ho portato in un appartamento. Fra l'altro non è l'unica bella azione che stai portando avanti, perché c'è anche quella dell'Oasi della Misericordia di Lami e ne abbiamo già parlato. Sì, questa qua è una cosa grandissima, io neanche sono degno di realizzare quell'opera perché mi sento veramente davanti a quest'opera così grande, veramente indegno. Però ringrazio il Signore che mi ha dato questa grazia di fare quest'opera, anche ringrazio pure tutte le persone che stanno dando una mano a contribuire, ringrazio l'amministrazione perché quando gli ho chiesto qualche aiuto affettivo ed effettivo, giunta Giorgianni, veramente mi ha detto se qualsiasi cosa lui si mette a disposizione mi darà una mano, e questo è un bel segno che mi incoraggia ad andare avanti per le isole e per tutte le persone, perché è una cosa mondiale, la misericordia è una cosa universale di tutti gli uomini. Bene, e allora veniamo a Mimmo Parisi, quindi dicevamo Interclub delle Eolie, quest'anno insomma come risultati non siamo messi molto bene, però l'associazione di Lipari si è distinta per questa bella azione, un defibrillatore regalato alla Croce Rossa delle Eolie. E noi cerchiamo ogni anno di renderci quantomeno utili per quello che si può fare in un piccolo centro. Proviamo ad essere utili per la comunità. Quindi non solo calcio e passione ma anche belle azioni. Sì, sicuramente la prima cosa a cui noi teniamo sono le belle azioni, poi il calcio, chiaramente siamo tifosi.
E si vede anche con l'abbigliamento? Sempre, lo portiamo nel cuore, lo portiamo... l'abbigliamento. Ovunque lo possiamo portare, lo portiamo. E allora, Peppino Natoli, altra bella azione, lodevolissima, questo portafoglio ritrovato che non era solo con dei documenti, ma anche c'era anche una bella somma, vero Peppino? Sì, c'era una bella somma di denaro, però non penso di aver fatto nulla di così tanto eclatante, è un gesto normalissimo, semplice, mi è venuto spontaneo di farlo e ho reso felice il proprietario che poi mi ha ringraziato con quella bellissima nota che ha inviato al tuo notiziario. Comunque, no, diciamolo chiaramente, non capita tutti i giorni, no, di restituire un portafoglio con tanto denaro. Veramente in agenzia capita spesso che qualcuno dimentichi qualche altra cosa e secondo me non c'è più, c'è una ricompensa migliore da parte poi della persona nel momento in cui restituisci l'oggetto smarrito, in questo caso il portafoglio con i soldi. Bene, e allora a questo punto invitiamo la signora a consegnare quindi il premio offerto dal supermercato Danieri a Peppino Natoli, anche a Mimmo Parisi, vicepresidente dell'Interclub delle Olie, e poi il primo premio è un buono spesa di euro 300 che è stato consegnato a Rodolfo Aiello. Eccolo, il nostro webmaster lo ha inquadrato. Io ringrazio la ditta Danieri per questo premio e così servirà per fare qualcosa di bene e anche per qualcosa per l'Oasi, per andare avanti con quest'opera. Il Signore dia tutte le grazie che lui merita necessarie. Mimmo. Io ringrazio per il premio e auguro a tutti un buon Natale. Grazie anch'io Livio e il supermercato per questo premio e auguri anche da parte mia. E allora Livio, prima di concludere, doveroso un augurio di buon Natale a tutti coloro che ci seguono non solo qui nelle Eolie ma anche ai tanti oliani sparsi nel mondo e anche agli amanti delle isole Eolie. Certo, intanto innanzitutto ringraziamo queste persone che sicuramente come altre persone hanno dato qualcosa di a livello positivo. Sociale di positivo alle Eolie. Faccio gli auguri a tutti quanti in Italia, nel mondo, a Lipari, sperando che sia un felice anno per tutti quanti. Bene, e allora auguri a questo punto anche dal notiziario delle Eolie Online. Buon Natale a tutti, buon anno e speriamo veramente che possa essere migliore sotto tutti i punti di vista. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.